Ciao a tutti, bentornati sul canale di Ciao Mamma Vado In. Oggi vi portiamo in giro per il Montello, in tutte le sue prese, alla scoperta di luoghi storici, posti meno conosciuti, posti conosciuti e luoghi dove mangiare e bere prodotti locali buoni, in quantità abnormi. Sostenute. Questo primo video sarà diviso in due parti. La prima, in cui completeremo il giro attorno al Montello, un giro di 45 km in bicicletta. E nella seconda parte invece esploreremo la presa 1 e la presa 2 a Nervesa della Battaglia. Io sono Nicolas Io Maggie. e buona visione. Ciao a tutti, oggi è il 15 dicembre e incomincio dalla birreria Aldamidas, il Giro del Montello. È un posto abbastanza famoso da queste parti, paninazzi, hamburgerozzi, griglia, molto buoni. Ci sono diversi posti per parcheggiare qua attorno e anche il parcheggio del pub in mattinata è vuoto, quindi ci si può fermare. Il giro completo del Montello dovrebbe richiedere all'incirca 3 ore con salite lievi, niente di impossibile. La giornata fa abbastanza schifo, ma anche con le nuvole è piuttosto suggestivo. Allora, siamo partiti da Volpago perché abito lì e stiamo andando in direzione ovest, che è da quella parte. Stiamo seguendo lo stradone del bosco che fiancheggia il corso d'acqua. Fa praticamente mezzo giro del Montello e è molto molto figo. Very very nice. La strada è ad accesso limitato, ciò vuol dire che non ci sono macchine, a parte i residenti che sono pochi, troverete un sacco di ciclisti e gente che fa jogging. Tranquillo, silenzioso, soprattutto silenzioso. Basta! Sono 20 anni che giro per questa strada e l'ultima cosa che mi sarei aspettato di vedere sono due lama. Ok. Avete visto? Non si sa mai cosa succede, non si sa mai, non si sa mai. L'hai finita? E da qui incomincia la parte di giro che preferisco. Siamo a livello di Villa Pisani, a Montebelluna. Incomincia lo sterrato. È molto molto bello. Adesso vi mostro i punti di riferimento per farvi capire dove siamo. Villa Pisani la si riconosce dai pini che la circondano. Noi arriviamo da lì e la direzione è quella. E siamo arrivati alla ciminiera, stiamo girando adesso attorno a uno dei lati più stretti del Montello. Ci stiamo portando sul versante nord. Siamo quasi a metà. Ok, ci siamo appena ributtati nella strada principale, che siamo a Crocetta, e adesso proseguiamo verso est fino a Nervesa. Locanda Santa Mama, non preoccupatevi, ci torneremo con calma, eh. Cippo degli Arditi, qua si mangia bene, quindi anche qua ci torniamo, eh. Siamo ufficialmente sul versante est e si scende verso Nervesa. Siamo di nuovo sul lato sud, abbiamo quasi finito, siamo praticamente a selva. Giro concluso, sono ritornato esattamente da dove ero partito. Come ho detto, tempo di percorrenza 3 ore, difficoltà minima, minima. Ma non vedo l'ora di tornare le prossime volte, mostrarvi presa per presa cosa c'è da vedere, i luoghi nascosti, i luoghi peculiari. E soprattutto dove mangiare, dove bere bene. Alla prossima! Maggie spiega un po' a tutti perché sei molto triste. Perché durante questo lockdown tutti i ristoranti, osterie, posti in cui fermarsi e rifocillarsi erano chiusi. E quindi abbiamo fatto un gran buco nell'acqua come prima volta, perché abbiamo deciso di iniziare a fare questo video proprio durante le festività natalizie. Ci rifaremo non appena riapriranno, quindi Speriamo. recupereremo tutti i posti in cui non siamo andati. Ciao a tutti, inizia oggi, 16 dicembre, il progetto Giro del Montello e tutte le prese. È il 17 oggi.
Inizia oggi 17 dicembre l'ambizioso progetto di mostrarvi tutte le prese del Montello dalla 1 alla 20 e di esplorarle. Questo progetto nasce perché tantissime volte ho gironzolato per il Montello incuriosito dalle leggende e dalla storia in cui è immerso, e sapendo che ci sono moltissimi posti da vedere, moltissime grotte, molti monumenti e posti in cui mangiare, tantissime belle cose da esplorare. Soprattutto posti in cui mangiare. Purtroppo però riteniamo che non sia abbastanza valorizzato e che non ci siano guide effettive per esplorarlo. Ci piacerebbe dare un contributo a far conoscere il Montello e le sue meraviglie. Ci troviamo a Nervesa della Battaglia, sulla presa 1. Buona visione. Trovo sulla presa 1 e sto andando a visitare il monumento a Francesco Baracca, che fu asso dell'aviazione italiana durante la prima guerra mondiale e cadde in questa zona nel giugno del 1918 e venne investito di diverse onorificenze, tra cui la medaglia d'oro al valor militare. Cadde nei pressi della Busa delle Rane, qui vicino a Nervesa della Battaglia. Il monumento è un piccolo luogo, però è carino e suggestivo. Abbiamo incominciato la presa 2 dalla località Bavaria. Piove, ho intenzione di fare un piccolo tratto in mezzo al bosco da una viuzza laterale che parte a sinistra, appena sopra un'altura. Piovendo tantissimo e sono l'unico essere umano in giro, come giusto che sia ovviamente. Può sembrare scomodo uscire con la pioggia nel bosco, però ha il suo fascino e non si ha l'occasione di farlo molto spesso, quindi se vi capita fatelo, ombrello e via. Mi sono ricongiunto alla presa 3, ora scendo per vedere il Bus de Frate, che non so cosa sia, ma credo sia una qualche grotta. Non puoi mai sapere dove ti porteranno i sentieri che prendi sul Montello, perché hanno pochissime indicazioni e se non sei del luogo rischi di scambiarli per strade private. Infatti non avevo idea che sarei sbucato su un'altra presa. Comunque proseguo per un po' e poi mi ricongiungo alla presa 2. E il Bus delle Fratte era un buco, come preannunciava il nome. E fratte sono in teoria tutti questi arbusti che devo evitare per arrivarci. C'è un bell'albero, un bell'albero. Ah, non vi ho detto che il cavallino rampante, stemma della Ferrari, è lo stesso stemma che aveva Francesco Baracca sul suo aereo e dopo la sua morte che Enzo Ferrari l'ha utilizzato come suo marchio. Sono arrivato alla grotta di Val del Petene. Non sapevo cosa fosse, non sapevo neanche che ci fosse, perché su maps.me non è segnata. Però è molto carina. Proviamo a entrarci.
Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividete, iscrivetevi per supportare il canale e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi gli ultimi video. Ciao, ciao, ciao. Forse non devo dire ciao, ciao, come fosse un amico mio. Ciao, alla prossima. Fa un po' cagare, ma non importa.